Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Bowser Inside Story. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Bowser che è uscito dal villaggio. Ha cercato di fare un massaggio a una signora blocco. Il problema è che qua su emulatore fare quella cosa con i Goomba è veramente terribile, quindi non vedo l'ora di farlo più avanti con gli altri speciali attacchi. E abbiamo liberato appunto gli attacchi speciali, l'unità Koopa. Dobbiamo vedere come funziona. So già come funziona, ma dobbiamo vederla all'atto pratico. Aspetta. Ecco fatto. Il primo nemico della giornata. Ale! Pum! Mi fa troppo ridere come volano via. Allora, dammi quei denti. Non che la difesa ci serva, però. Ma no, non riesco a mangiarlo. Aia! Mi sono autoconfuso. Ah, speravo di prendere un fantastico, vabbè. Ormai più o meno ho capito il meccanismo, o meglio, me lo sto reimparando, che devo prenderlo nel momento in cui il piede inizia a vibrare leggermente. Ecco fatto. Mi dava fastidio che non riuscivo a prenderlo. Troppo tardi. Vabbè. E almeno si ripiglia, dai. Allora, via quei bei dentini. Dammi anche il miele così mi ricarico. Aspetta. E via. E sono 57. Mi fa troppo ridere come vola via ogni volta. Allora, 3, 2, 1. Presi. Lo so che il coccodrillo ha preso molti meno danni perché è giustamente resistente al fuoco, però... E quando mai? Dai, stordisciti da solo. Bravo, ma sì, ma che bravo. E ora vai di nuovo di fiammata. Tutto questo era nella speranza di uccidere subito il vespaio. E addio. 320, dai. Piano piano... Bowser, cacchio, lo livelliamo. Qua ci serve un'altra abilità per salire che per il momento non abbiamo. E questo mi fa chiedere dove dobbiamo andare. Dobbiamo proseguire per il mare, ok. Dobbiamo molto probabilmente andare da questa parte. Se non addirittura... Ah, questo me lo ricordo. Se non addirittura farci tutto il giro, Allora, iniziamo ad andare per mare. Poi vediamo cos'altro dobbiamo fare. Allora, qua è dove siamo approdati l'altra volta e siamo in questa zolletta di terreno. Questo vuol dire che da qualche parte c'è un'altra zattera. Ecco fatto. Dai, vieni che ti spacco i denti. Ecco fatto. Vai. Ecco fatto, a posto. Guarda, lo sapevo che stronzo che sei, mamma mia. Tanto adesso lo lancio di nuovo in faccia, cretino. Allora, occupiamoci prima di te. Perfetto. E tu, voli via. Neanche, è morto incredibilmente presto. Vuol dire che stiamo giocando bene, insomma. Anche se Bowser... Al momento è sotto di pochi livelli rispetto a Mario e Luigi. Beh, perché Mario e Luigi li ho livellati l'altra volta, quindi... Ok, solo questo? Va bene. Proseguiamo. È incredibile comunque che una zatterina del genere possa sopportare il peso di Bowser. Allora... Siamo tornati all'inizio, vero? Certo. Allora, facciamo così. Allora, aspetta, perfetto, fammi fare una cosa. Volevo vedere se da questa parte, esatto, c'era qualcosa da prendere prima. Le zanne nervose aumenta la probabilità di arrabbiarsi. Arrabbiarsi mica ti abbassa le difese ma ti boosta l'attacco, non mi ricordo. No, allora, sono sicuro dell'attacco, le difese non del tutto. Allora, di qua, no.
sbagliato. Di qua, di qua, di qua. Di qua, perfetto. E di sopra, giusto? No. Proviamo un attimo di qua allora. Ecco qua, lo sapevo. Perché di sotto c'era un altro masso da colpire. Questo ci avrebbe portato probabilmente di qua. Questo super sciroppo. Niente di che però. Di sicuro schifo non fa. Eccoci arrivati. Allora, qua si sale, qua non c'è nulla. No, c'è ancora una zatterina che probabilmente ci fa proseguire. Allora andiamo un attimo da questo lato. Che cosa nasconde questa zona? Un altro coccodrillo. Ecco, fatto. Vieni che vi scasso tutti a pugni. No, troppo tardi, che stupido. Ecco fatto. Allora, iniziamo ad aspirare. Via le dentiere e via un po' di nutrimento. Ecco fatto. Mi fa ridere come quella piccola ape gli faccia tutto quel male. Lo sapevo che lanciavi un sasso tu. No, troppo tardi. Va bene, non importa. Iniziamo a liberarci di quelli inutili. Non riesco a mangiarlo. Ma sì. Ah, peccato. Muori anche tu? No, eh. Ecco fatto. Semplice, pulito ed effetto. 490 di punti esperienza. Qualcun altro che vuole fare a botte? Sì, allora aspetta. Ecco fatto. Lo stesso pattern, eh. Ecco fatto uno. Ti prego, lanciati anche tu col sasso. Bravissimo. Ecco fatto. Così in teoria con una fiammata dovrei riuscire ad ucciderlo, però devo rubarmi le dentiere di sti coccodrilli. Guarda, lo sapevo che eri uno stronzo. Lo sapevo che ti saresti curato di nuovo. Tu però sei scemo e ti confondi da solo. Pure tu? No, lui sasso. Ecco fatto. Così hai vanificato il tuo turno di cura, bravo. E due sono andati, benissimo. Manchi solo tu. Parabam pam 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 pam. E Bowser sale di livello. Perfetto. Cosa aumentiamo? Io vorrei boostargli un sacco l'attacco. E c'è un 4 volendo. Preso. Perfetto. Quei 4 punti sembrano insignificanti, ma mettiamolo nell'ottica dell'insieme. Sono 4 che si aggiungeranno al mucchio che in percentuale possono fare ancora più male. Sai che forse mi sa che questa era la strada giusta? Eh sì, abbiamo trovato una sveglia rivincita. Questo vuol dire che proseguendo di qua andiamo da questa parte ed è giusto. Mentre la zatterina di prima, dove ci porterà? Ci portava indietro. Andiamo a dare un'occhiata, vediamo se abbiamo lasciato qualcosa in questa zona. No, è la zona dove c'è il guscio da usare, che al momento non abbiamo ancora imparato l'abilità, va bene. Allora, proseguiamo di qua, che probabilmente c'è una boss fight. Non mi ricordo se è già la boss fight o... Cosa si fa un'elica là? C'è qualche macchina volante? Beh, se potessi volare arriverei alla foresta in un attimo. Allora, non mi ricordo se questo è già il combattimento o dobbiamo semplicemente alzarlo, quell'elica che stiamo vedendo. In ogni caso, io mi metto qua a starnutire. E di nuovo quel profumo, è incredibile. Andiamo Luigi, dobbiamo farlo di nuovo. Che tra l'altro mi sa che dopo questa forse non c'è neanche più bisogno di sta cosa. Dai, proviamo a farla la prima questo giro. Ecco fatto. No. Perfetto, più in basso, bravi. Va che colpirlo con lo stilo e colpirlo col mouse è tutt'altra roba sta qua, eh. Più in su. Ah, vabbè, aspetta, questo l'abbiamo preso. Dai,
Dio mio. Ecco fatto. Allora, vai, preso. Preso. Più in alto. No, sono scemo, non è, o meglio, non è colpa mia. Preso. Ancora uno. Preso, perfetto. Ancora uno. No. Ah. Aspetta, ormai. Preso. Ancora uno, l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo. Preso, uff, ok. A rischio qua, sì, buongiorno. Chi ha svegliato il castello? Adesso vengo e ti schiaccio, stronzo. Si è fatto buio. Come l'altra volta. E dopo è stata anche te. Cacchio, Luigi! Dobbiamo sbrigarci! Andiamo prima che quello crepa! Salvate il nostro signor. Vi abbiamo attesi in codesto luogo mistico per sussurrarvi che l'energia vitale del nostro padrone Bowser sta per esaurirsi. Di fianco a voi potete vedere delle emoglobin che vi permetterà di salvare. Indi, per spronare la rinascita del nostro padrone, vi preghiamo di salpare con queste barche e ripristinare l'adrenalina. Volete salpare? Certo che voglio salpare. Andiamo, Luigi! Che poi questo dei minigiochi è il più semplice, ma anche il più divertente a modo suo. Ecco fatto. Ecco fatto. Uff. Colpiscila, Luigi! Colpisci quella stronza! Perfetto. Dai che manca poco. Forza, Bowser. Manca poco poco. Resisti ancora un attimo. L'energia sta tornando. Allora, aspetta. Perfetto. Oh, cacchio. Lo sapevo. Perfetto, andata. Forza, Bowser! L'energia sta pulsando più forte. Bowser si sta muovendo. E che cazzo? Sempre in queste situazioni finisco io. Io adesso mi sono stancato. Dov'è Bowser? Eccomi! Tatatank! Questo è il mio piede, è più bello! Cretino, adesso ti scanno! Eh sì, provaci! Stupido tartarugone, io ti spacco la faccia! E con questo abbiamo girato lo schermo. Eccoci qua, pronti a una nuova battaglia in orizzontale. Il lago. C'è anche dalla mia parte, cavolo. Anche di qua. Proviamo a tirare un pugno. Scorri rapidamente lo stile per il pugno più potente. Perfetto. Questo ha la pelle dura. Fermo, non cercare di scappare. Cosa devo fare? Tirare i pugni? Dove credi di andare, cretino? Oh no, non ci provate. Ecco qua, adesso dipende dal fuoco. Oh.
Bene, andata. Col cavolo che la faccio riparare. Quello è un missile? No, è la bomba, ok. Dammi quel fungo. Perfetto. Certo che Bowser, quando vuole, le palle di fuoco le spara, ma proprio pam pam pam, ma raffica, eh. Allora, tiriamo di nuovo un cazzottone. Perfetto. Ha attivato la T-Field. Devo rispedirlo nel lago questo ora. Cosa, lancia di nuovo le bombe? Certo. No. Uno. Non posso spammare. Cavolo, ho spammato troppi colpi. Vabbè. Iniziamo a tirare un altro pugno. Perfetto. Manca poco. Oh. No. Cavolo. Dovevo lanciarla un po' più... Dovevo aspettare un attimo. Sì, per te il lago è ancora lontano, Bowser, non ti preoccupare. Di nuovo i... Certo. E io vi permetto di ripararlo. Bravi. Muori! Perfetto. Dai, un altro cazzottone. Dovrebbe bastare, forse. No, di nuovo la bomba. Allora, riproviamo con un altro pugno. Ah, ora mi ricordo. Devo continuare a scorrere per farlo ancora più, più forte il pugno. No, col cavolo. Resta giù, scemo. È inutile attaccare il torso. Forse dovrei colpire la testa. E ammollo, adesso posso colpire la testa. E allora... Perfetto. Resta a mollo, scemo. Di nuovo pugno. Iper fantastico. No. Col cavolo. No, dai! L'ho colpito più volte di prima. Questa era scriptata che uscisse, sicuro. Usiamo di nuovo il pugno. Se tira di nuovo fuori le bombe, dopo ci curiamo. Perfetto. Dai, ancora un pugno fantastico e dovremmo riuscire a spingerlo di nuovo in acqua. Ed eccola di nuovo qua la bomba. Ah! Devo ricordarmi che non è a ping pong veloce, è lento questo colpo. Devo ricordarmi che va più lento quel colpo qua. Certo, io vi permetto di curarlo. Bravi. Scendete da lì, scemi! Ecco fatto. Che poi la fiammata comunque colpisce la faccia, ma non ne vale la pena. Ed eccolo di nuovo con la bomba. Dai, quanto mancava per l'acqua. Forse con un fantastico ce la dovrei riuscire a fare, speriamo. No, sì, di poco. Mancava pochissimo che non c'entrasse. No. Resta giù, scemo. Non sprechiamo questi turni per curarci, ovviamente. Useremo quando è fuori che vuole spingerci. Ecco qua. Almeno due volte rimane in acqua. Almeno due volte ci rimane. La terza.
Non ne sono sicuro, purtroppo. Dai, ancora uno, ti prego. Se rimani in acqua, mi fai contento. Lo sapevo che non ci sarebbe mai rimasto. Lo sapevo benissimo, ci ho voluto comunque credere. Dobbiamo curarlo, sbrighiamoci. Allora, di nuovo. Non ci provate, scemi! Ecco, vedi, il fuoco toglie tanto così di vita alla faccia. Dai, perché non l'hai fatto questa volta? No, sono finito in acqua io, non ci voglio credere. Non mi è mai successo di finire in acqua. Cosa devo fare? Niente, mi colpisce e basta. Non posso neanche... ecco. No, non mi era mai successo di finire in acqua. E cioè, orca miseria. Quindi o mi curo io o si cura lui. Allora, devo provare. Devo provare una cosa. Loro rimangono su. Loro rimangono su se lo colpiamo con un pugno. Dobbiamo spingerlo. Non so quanto lo curino, se prendono l'intero turno per curarlo. Eh sì, gli danno un bel po' di vita. Non ne vale la pena. Perfetto. Dai, su che cadi in acqua. Va bene, guarda, per avergli tirato il pugno ne valsa la pena perdere un turno, perché forse così riusciamo a respingerlo in acqua. Perfetto. Forse riusciamo ad ucciderlo. Va bene, si è curato una volta, ma non si curerà una seconda volta, sto stronzo. No, bello, rimani in acqua. Bravo, così devi stare. E con questo, super cazzottone. Perfetto, dai che in un altro lo tiriamo giù. Quindi rimani in acqua, bello. Non ci pensare nemmeno. Ora, 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 ora. E detto questo, addio castellone. No, ok, no, pensavo gli fosse rimasto tanto così di vita. Meno male. Pam, 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 pam. E vai, ho vinto 1800 punti esperienza e una stella mella. E detto questo, giriamo già lo schermo. Ecco fatto. Cacchio, sono imbiciolito. Aia. Sbagliato schermo, tra l'altro. E vai. Niente mi fa paura, né il castello né le torri. E detto ciò, mio caro Bowser, noi ci salutiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.